La filiera illegale dei rifiuti, quasi 200 euro a tonnellata per far sparire l'immondizia. Al TG1 la testimonianza di un broker della spazzatura. L'inviata è Stefania Battistini. Zona industriale, Interland di Torino. Dentro questo capannone c'è il nuovo oro della criminalità. C'è di tutto, una coperta, fili elettrici. Ogni tonnellata costa 250 euro smaltirla. Questi rifiuti valgono 2 milioni e mezzo di euro. Sono stati spolpati da tutto ciò che si poteva riciclare e quindi rivendere. Sono solo un costo. I carabinieri del NOE sequestrano il capannone. La procura mette sotto inchiesta il proprietario. Lui conosce i segreti del circuito illecito. Cosa pensavate di fare qua? Di stoccare e portar via. E dove li avreste portati? In altri centri. Questi qua sono rifiuti, lo scarto dei rifiuti. Benissimo, che io raccoglievo da alcune aziende ad un certo prezzo. A quanto? Io lo ritiravo a 180, 190 e poi devo cercare chiaramente una collocazione dove il rifiuto mi costasse meno smaltire, i 10-15 euro a tonnellata. 180-190 euro a tonnellata sono prezzi fuori mercato. Oggi smaltire legalmente in un termovalorizzatore costa 280. Cioè li appoggiava qua per sperare di trovare qualcuno? Non per sperare. Avevamo determinati canali che si sono poi chiaramente rilevati non veritieri. Una sorta di broker di rifiuto. Ritira immondizia da grandi aziende e spera di piazzarla a un altro soggetto. Ma ora che ci sono di mezzo i carabinieri, nessuno rispetta i patti. Quando io dico devo venire a scaricare da voi, guardate che il mio rifiuto è monitorato dai NOE, dalla città metropolitana, le faremo sapere. Da 180 siamo passati a 260 e poi ti dicono noi non abbiamo più lo spazio. Perché? Perché tutti quanti, tutti, dal primo all'ultimo sono puliti, ma il più pulito è la rogna.